Sì, Presidente, faccio anch'io i complimenti al collega Matto per il buon lavoro fatto, ma le preoccupazioni che sono state espresse più o meno da tutti del Mediterraneo, un Mediterraneo che, dove c'è una pesca importante e però in questo momento ci sono questioni importantissime, le difficoltà con la parte sud del Mediterraneo, le guerre in corso in Libia e mettono nelle condizioni molte flotte di pescatori siciliani che si trovano a non comprendere quali sono le acque territoriali libiche o quali sono le acque territoriali, è molto complesso. Questo porta, io credo, alla Commissione europea, ma a noi tutti, alla Commissione, al Parlamento europeo, di aprire una forte discussione sul tema degli stock ittici, ma soprattutto sul tema del Mediterraneo. Cos'è il Mediterraneo oggi? Oggi il Mediterraneo è dove giochiamo una grande partita, dal Mar Nero all'allargamento del canale di Suez, cioè si sta aprendo un mondo molto importante per tutta l'Europa, non solo per l'Europa mediterranea. Perciò questa è una sfida, il buon lavoro che abbiamo fatto sulla pesca, io ringrazio per la competenza dell'amico Matto, ma dell'amico Kadek, tutti quelli che ho incontrato qui, che devo dire io sono nuovo e mi ha fatto molto piacere ascoltarvi per un lungo periodo per poter imparare da voi che avevate anni di esperienza su questo tema. Oggi il Mediterraneo va trattato anche da questa Commissione in modo più completo. Riuscire a trovare soluzioni nel Mediterraneo vuol dire trovare soluzioni per l'intera Europa. Perciò è una sfida che noi facciamo nella Commissione Pesca, nell'interesse dei pesci e dei pescatori, però noi dobbiamo anche andare oltre qualche volta e pensare che il Mediterraneo, l'apertura di Suez, il Mar Nero, sappiamo lì quanto delicato è tra il Mar Nero, tra la Crimea, tra il scendere verso quella Siria che non conosciamo più e che non sappiamo come condividere, l'ISIS da una parte, i curdi che da una vita cercano una pace in tre grandi aree, quella della Turchia, quella dell'Iraq e quella della Siria, e insomma ci vuole una grande qualità dell'Europa per stimolare non solo l'Europa ma anche chi si affaccia sull'Atlantico come ci affacciamo noi, perché questa area è determinante per il futuro. Grazie onorevole Matto per il buon lavoro, ma grazie a tutti i colleghi, e da questo momento sul Mediterraneo guardiamo oltre, anche se il nostro lavoro è quello di guardare alla pesca.